Oggi ricettina super veloce per pranzo perché ho poco tempo. Facciamo gli gnocchi di patate, questi qua cuociono in 2 minuti. Scusate il rumore, ma ho la lavatrice accesa. Insomma, qui le ricette sono fatte di vita vera. Non è che c'è uno studio o qualcosa del genere. Registra in casa in modo molto semplice. Stracchino e asparagi. Potete usare anche altre verdure, per esempio carote, zucchine, zucca, quello che avete in frigo di già pronto. Questi qua sono 150 g di asparagi. In un contenitore andremo a mettere gli asparagi lessi, sono 150 g, sono stati conditi con sale e un po' di burro. Aggiungiamo metà vaschetta dello stracchino, questa è da 300 grammi, quindi sono 150. Ecco perché è comodo avere sempre delle verdure cotte in frigo, perché in pochi minuti tiriamo fuori un pasto. Frulliamo il tutto. Io l'ho preparata in abbondanza e la tengo un pochino da parte, così stasera condisco la pasta a mio figlio. Guardate, mamma mia, questa è una cremina a mille usi perché la potete usare per condire il riso lesso e diventa buonissimo, per fare un panino, per fare una bruschetta, per condire per esempio un'insalata di patate. Potete fare veramente di tutto con questa crema, buonissima. Non ci metto sale né nient'altro perché gli asparagi erano già conditi, altrimenti aggiungete un pizzico di sale. Così, un po' di sale, gli gnocchi. Se serve, per rendere un pochino più fluida la crema, aggiungiamo un goccino d'acqua. Con questa quantità di crema potete condire il doppio di questi gnocchi, eh? Io però, insomma, oggi mi va di abbondare con la crema, poi quello che avanza la mangerò con una fetta di pane. Mamma mia, che roba! Sono pronti! Ora non ci resta che impiattare. Super cremosi, saporiti, deliziosi. La primavera è a tavola. Quando puntina degli asparagi, così per decorare. Che ne dite? Vi ispira? Ecco, cremosi impossibile.